Ciao amici di MyFastBook, da oggi, martedì 3 novembre 2015, Francesco Guccini è in libreria col nuovo romanzo dal titolo Un matrimonio, un funerale, per non parlare del gatto, edito da Mondadori. E contiene una serie di racconti. Sono un viaggio attraverso il tempo e i registri narrativi e riportano in vita per noi esistenze minime, destinate ad essere dimenticate, se non giungessero le parole a rievocarle. Chiudete gli occhi ed ascoltate. Da dietro il crinale della collina si vede arrivare il piccolo corteo, preceduto dal suonatore di fisarmonica e dal mescitore di vino. Lo sposo e la sposa sono in cammino dall'alba, raggiungeranno la chiesa non proprio freschissimi e poi, dopo la cerimonia, riprenderanno la strada insieme agli altri. Di nuovo per mulattiere, pronti a godersi un pranzo e una cena con l'appetito rinvigorito dalla scarpinata. L'avete vista? Già, questa è una foto. La foto di un matrimonio inimmaginabile che era perfettamente normale quando il piccolo Francesco Guccini vi prendeva parte, portando in dono agli sposi un dono veramente prezioso. E ancora, il funerale del mitico Gigi Dell'Orbo, il sarto sempre ubriaco, il tenore lirico appassionato di ciclismo, la contadina poetessa, l'uomo che era convinto di dover reggere il cielo e tante altre istantanee colme di ironia e appena velate di malinconia, di un tempo andato che non tornerà. Qualche volta, tra queste pagine, la pellicola della memoria dell'autore resta impressionata da figure sfuggenti, sornione come i gatti, dolci come il ricordo di chi se n'è andato, o forse un po' beffarde come fantasmi. Francesco ci sa regalare attimi, momenti di vita e perle che rimangono così nel nostro animo. Buona lettura! Se sono d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruire su macerie o mantenermi vivo.